Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Questa è una caratteristica che va avanti ormai da quando Conte è arrivato dalla provincia ed è stato messo a capo del governo, dai 5 Stelle principalmente. Le notti infinite, lui fa i provvedimenti, tutto discute di notte e prende la gente per sfinimento. Probabilmente è un nottambulo, è uno che non ha problemi la notte, ma la gente di solito dorme. Anche un ministro dorme, no? Anche i ministri per caso di questo governo dormono. E quindi, naturalmente, quando si fanno le 3, le 4 del mattino, la gente dice, vabbè, ok, sono d'accordo, ma fammi andare a dormire. Perché i ministri nelle notti infinite di Palazzo Chigi sono esausti e parlano di un problema cronico di organizzazioni, stremati dagli orari. Alcuni membri dell'esecutivo, tra cui la Teresa Bellanova, pongono il problema. Discussioni delicate dopo mezzanotte, ma sono troppe le agende da incastrare, visto che sono tanti gli attori da consultare, CTS, regioni, capi delegazione, dice il Giuseppone nazionale. Ministri arrivano puntuali alle riunioni alle 9 di sera. Ma alla fine sono almeno 2 ore di anticamera, perché si comincia poi la riunione alle 11 o a mezzanotte. Ci sono persone che arrivano con ore di ritardo. E lui, il Giuseppone, certe volte aspetta tutti e certe altre attende lui stesso, no? Fa melina, fa passare il tempo come quasi lo faccia apposta, far passare il tempo per dire, poi li prendo per stanchezza, no? E faccio come dico io. Si tratta di, molti dicono, di un cortocircuito organizzativo, con orari che slittano, agende che non si incastrano, cittadini e cronisti che non si raccapezzano, riunioni di maggioranza che finiscono poco prima delle 5 del mattino, addirittura l'uni quelle che finiscono prima le 3 di notte, ieri. Naturalmente il giorno dopo, come fanno queste persone, dopo che sono andate a dormire alle 6 del mattino, di nuovo a essere sotto i riflettori, dovranno almeno dormire dalle 6, 7, 8, 9, almeno fino alle 9, almeno si dice che bisogna dormire almeno 3 ore. E così Teresa Bellanova pone il problema, trovando anche le lamentele dei colleghi esausti, costretti a partecipare a discussioni delicate. La manovra di bilancio, il contrasto al Covid, e poi le riunioni programmate alle 7 del mattino, del giorno dopo. No, scusate, ma se finisce alle 3 del mattino, ora che vanno a casa si mettono a dormire, sono le 4. E poi dopo 2 ore si devono svegliare perché hanno la riunione alle 7 del mattino. Mi sa che il Giuseppi lo stia facendo apposta, eh. E così il problema è abbastanza preoccupante perché le tendenze, dicono fonti di governo, sta peggiorando. Si è cronicizzata questa mancanza organizzativa e influisce sulla chiarezza della comunicazione. E ovviamente influisce anche sul processo decisionale. E i cittadini anche faticano a capire questo meccanismo delle decisioni alle 5 del mattino, con i giornali che hanno tutte le loro ipotetiche, il coprifuoco alle 21. No, il coprifuoco non c'è, il coprifuoco alle 22. Sono riuniti. Poi i giornali comunque le loro attività rallentano di notte. Poi spunta che alle 5 del mattino quello firma il decreto. È un po' una mala organizzazione oppure è fatto tutto a posto? Beh, Giuseppe dice, ma ci sono troppi attori, c'è CTS, le regioni, i comuni, i capi delegazioni. Ma i ministeri e i ministri sono stremati dagli orari. Ha un'organizzazione anche degli uffici che è ormai in difficoltà cronica, viste le norme del lavoro da casa e anche gli orari quasi impossibili per i quali viene chiesto un supporto tecnico dal mattino a notte fonda. Quindi anche i tecnici che devono
fare, organizzare queste riunioni, fare le videoconferenze devono praticamente essere disponibili 24 ore. Beh, si lamentano tutti, ma non in pubblico. Dicono a Palazzo Chigi, dicono che non si può fare diversamente, ci sono tante cose da incastrare, quindi bisogna farle di notte queste cose, poi c'è quello che arriva con l'aereo, quello che è in ritardo, quello che stava mangiando la carbonara a casa sua o al ristorante, quindi poi arrivano in ritardo. I processi decisionali si fanno a tappe, ecco. E molti dicono che è un processo troppo farraginoso e lungo. Ormai è un problema cronico di organizzazione. Le decisioni si prendono alle 2, alle 3 del mattino, dopo ore di discussioni stremanti, e magari con gli scienziati che dicono al governo cosa fare, ignorando un ruolo che dovrebbe essere solo consultivo, perché lo scienziato sale in cattedra e dice no. Sapete, un po' come quei film americani dove c'è lo scienziato che dice sta per arrivare un'inondazione catastrofica e il presidente non gli crede, no? E il film si basa tutto sul presidente che non crede e lo scienziato che ha capito tutto quello che sta per succedere e cerca di convincere, no? Quei film catastrofici che abbiamo visto, in quante salse hanno riproposto, no? Lo scienziato che cerca di convincere il presidente della catastrofe imminente, no? E qui un po' siamo su quei livelli, lo scienziato che a volte scienziato è un parolone, chiamiamoli a volte pseudo esperti, quegli espertoni da televisione che dicevano probabilità di diffusione del Covid in Italia? Zero. Vi ricordate Burioni? Zero. Lei è sicuro? Zero. 36.000 morti. Bene, quegli espertoni sono poi quelli che cercano di convincere il governo dicendo tu devi fare quello che dico io. Beh, diciamo che poi in alcuni casi sono anche rivelate corrette, no? Chiudere Alzano e Nembro e il governo non li ha ascoltati. Non chiudere l'Italia intera, chiudere a zone e il governo non li ha ascoltati e ha chiuso l'Italia intera. Quindi diciamo che a volte, no? A volte non sarebbero da ascoltare, zero, 36.000 morti, e a volte invece sì, a volte ci azzeccano. E quindi questi esperti che insistono perché loro hanno un ruolo consultivo, loro sono stati chiamati come consulenti del governo, ma è poi la politica che decise, il decisore è politico. E così dice loro dovrebbero essere solo consultivi e un primato delle scelte della politica che sembra affievolirsi, dice un ministro. Eppure in tempi di pandemia e di emergenza economica non si travedono correzioni di rotta. Grazie per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e anche nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.